Ok ragazzi, in questa nuova parte di Mario Galassi ci toccherà la super stella più tosta di tutti. Ah, non è ancora arrivata la cometa. Oh, quanto meglio. Va bene, come ho detto ragazzi, allora oggi bolla galassia, bolla mania. Che sì. Ora vedremo, è abbastanza particolare e divertente la galassia bolla mania. Mega bolla shock. Bene, sotto il rindugio iniziamo la galassia bolla mania. Come potete vedere, possiamo vedere l'UFO di Capitano Todd si è schiantato. Bravi deficienti. Vabbè, senza oltre rindugio iniziamo questa galassia. E facciamo attenzione al numero di come dei coglioni. Allora, dov'è che si trovava un distributore di bolle? Ne ho bisogno. Ah, ecco lì, dal Todd postino. Sono tutti terrorizzati, non sanno cosa fare. Ok, eccoci qua. No, basta. Avvisello, si sì, so come si comanda la bolla, ora basta. Ok, adesso il cursore ha aggiunto una trombettina che soffiare muove la bolla. Ok, la galassia sarà tutta così, abbastanza ganza, devo dire. Occhio a non scuotere troppo il telecomando, perché mi sa che Mario esce. Non so come si esce dalla bolla, vabbè, proveremo poi in una zona sicura più avanti. Allora, occhio a non muove, occhio a non finì contro cose appuntite, se no la bolla scoppia. E vabbè, sì, ok. Ecco, lì c'è un altro spicchio stellare, occhio alla mina. Qui non c'è niente, ok. Piano piano, con cautela. Poi la sfida bolla fa sclerare, ragazzi, ma personalmente sfida bolla è quella che mi riesce meglio tra le tre sfide, no. Dove scappi? Spicchio. Cacchia, raga. Esploriamo. Qui cosa c'è? Ah, ecco, uno schianto a terra per uscire dalla bolla. Perfetto. Dobbiamo trovare l'ultimo. Dove potrà mai essere? No, aspetta, non dirmi che è. Ma è lì oltre le due cose? Sì, e te pareva. Vai. Ok, siamo pronti per proseguire. Non so che dire, Ale. Come sempre non so che dire, Mario, sei troppo vicino, ma che sono rischi, grazie. Ok, ci siamo. Vai! Quante tante astroschegge, bene bene, per il nostro amico ghiottone. Ok. Andiamo avanti. Via. Veloci. Vai. Ok. Tronco che si sposta, Ale. Questa parte sto succedendo, ok, va bene, andiamo avanti. A rotazione, bella roba. Oh, che pizza. Sì, vabbè, parte che sono facilmente influenzabile. Se i miei video vengono un po' seguiti non so che dire. Se vengono tanto seguiti allora mi sento più carico e dico più stronzate. Ok, abbiamo superato qui tutto senza problemi. Molto bene. Dobbiamo uscire per forza dalla bolla, cosa dice? Est, sentiero per esperti. Sud, scorciatoia. Allora io vado a sud. Me ne può fregare a me del sentiero per esperti. Che non sono affatto esperto. Oh mamma. Mine ovunque. Che cavoli. Ah, per fortuna è solo una mina lì. Bene. Qua ci spostiamo piano piano. Bello il viaggio in bolla, Mario. Eccola lì la superstella. Ah, ma io ovviamente esco dalla bolla. Cavolo, credi. Molto bene. Sperando che non arrivi la cometa Perico adesso, perché no, cazzo. Io ora ho voglia di fare la galassia piattaforma, una delle mie preferite. Ha la musica più bella in assoluto, la galassia piattaforma. Vabbè, a parte che posso chiedere allo Suavillotto Cometa di spostarle, le comete più avanti, quindi. Vabbè, io mi sa che proprio che farò la galassia piattaforma. Ti pareva che arrivava la cometa pericolo, no? Chi se ne frega. No! No, dopo. Non mi va adesso. Prima facciamo la galassia piattaforma. E non mi puntare la galassia spettro, tanto non ti faccio, non ti. Ok. Facciamo questa che è una delle mie galassie preferite. È
in fatto di musica è la mia preferita questa galassia. Cioè ha una musica fantastica, la più bella di tutte. Mi piace troppo. Molto bene. Allora, il difficile della galassia piattaforma per me è solo l'inizio. Sentite che musica, è fantastica. Allora, per prima cosa... Aspettate, no. Forse dovremmo... Ci sono due superstelle qui. E una di queste è una delle tre verdi. Quindi, mi sa che faremo... Vediamo un po'. Là. Ecco, qui c'è un tubo, come possiamo vedere. Perché... Ah no, non è un tubo warp. È un tubo che spara bolle di energia, ok. Allora, ecco che ci vengono addosso. Com'è che si chiamano i pallottoli del subacqueo? Non lo ricordo. Ah, eccolo qui, perfetto. Forza. Esplodi. Qui. Beh. Esplode. Forza, esplodi, dai. Ah! Perfetto, ci ha aperto una via segreta. Mario, non fare il cazzone, entra lì sotto. Ok, siamo sotto la galassia piattaforma. Esattamente capovolti. Fregato di brutto. Vabbè, ritorniamo. Dovremmo guidare un pallotto orbita, a quanto pare, fin da qui a laggiù. Ok, ora ci sono, vai. Dai. No, 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 no. Cavolo, se cadi in acqua, vai. Ok, aspettate, aspettate. Ecco, facciamolo da qui. No, non mi spara da qui. Vai. Forza! Vai! E abbiamo liberato la nostra prima superstella verde. Perfetto. Vai, alla grande! E grande, la nostra primissima superstella verde. Roba da non crederci. Infatti ci riportano qui perché le superstelle verdi sono importantissime. Ce ne sono tre in tutto il gioco. Ma sono indispensabili per il 100%. Ok. Pare che tu abbia recuperato una superstella verde. Le superstelle verdi hanno poteri speciali. Per maggiori dettagli chiedi al nostro villotto verde. Un giorno diventerà una super, anche lui una superstella verde. Sì, ma quel giorno non arriverà mai. Ok. Molto bene, andiamo a chiedere ulteriori dettagli. Una lettera da chi? Vediamo un po' da chi è questa lettera. Una lettera da parte di Luigi. E vai, Luigi sulla mega roccia. Grandioso. Mi sa che abbiamo preso anche la seconda superstella verde, ragazzi. Mi sa proprio. Ok, ragazzi. Vediamo un po' qui cosa chiede. No. Cadere di sotto qui, no, è che vergogna. Anche se ti giochi di questa. Grazie per aiutato, sono uno guardiano della galassia sfida. Per ripristinare il varco delle sfide serve la forza di altri due come me. Bene, ragazzi, nella prossima parte salveremo Luigi sulla mega roccia e recupereremo la nostra seconda superstella verde. Quindi ragazzi, ciao a tutti, alla prossima, anche se questa parte è stata un po' cortina. Fammi lo stesso, ciao ciao!